di musicisti, adesso stiamo parlando di musica, di arte, che si bucano, si drogano, la gioga, cioè, voglio dire, no? Come vede lei il binomio o il quadrinomio droga o il quinquinomio droga arte? E allora, ci sono due tipi di vizi, cioè il vizio che la persona giustamente, cioè la persona, tutti quanti, dalla noia o dalla poca attività che si ha, cioè che non si è attivi, allora si assumono dei vizi che poi a lungo andare poi non si possono fare a meno, cioè è difficile poi togliere. Poi ci sono invece le persone che assumono dei vizi per piacere, perché si può fumare perché fa piacere fumare una sigaretta, dà un senso di rilassamento anche quello, come anche si può bere per piacere, ma senza ubriacarsi logicamente, cioè se ne possono bere anche delle quantità, cioè sempre che crea, che dà piacere, come altrettanto anche le droghe, per questo, perché? Perché purtroppo non essendo noi capaci di stare bene con noi stessi, perché abbiamo bisogno di assumere delle altre sostanze, appunto, perché ci danno sempre questo, sempre fatto per piacere, non mai per vizio, perché quando si fanno per vizio è perché la mente si blocca e freme sempre, cioè richiede sempre questo, e allora ci sono gli svaghi che lo fanno soltanto per questo. Ma lei fuma? Sì. Quante sigarette? Dipende, non ho un quantitativo giornaliero stabilito da me stesso, dipende dal richiamo che ho di fumare, ne posso fumare, non so, ne posso fumare 20, ne posso fumare 10, ne posso fumare 5, come ne posso fumare anche 40. Vediamo Daidan, che senti, guarda, io esagero veramente, tu faresti sesso con un animale? No. Come mai? Perché no? Si va con le persone, non con gli animali. Beh, no. Allora. Ecco. Ah, dal pubblico, una frase storica. Con un politico. Ti piacerebbe andare con un politico? E se sì, con chi? Ah, Iras. Questa analogia del politico e l'animale è molto, molto bella. Cioè... Ah, complimenti, un applauso di Iras. Politico ed animale, è molto cattiva, molto cattiva. Però, forse sì. Come? Quale politico? Bravissimo, un altro componente del pubblico che vuole sapere con quale politico a te piacerebbe andare a letto. Non a letto, a letto. Con nessuno. Come? Vuol dire che Sgarbi non ti piace? Sì, Sgarbi sì. Ah, ti piace Sgarbi? Sì, Sgarbi sì. È un politico? Sì. Ah. E D'Alema? No. E Berlusconi? Neanche. Proprio zero? Zero. Ma perché? Perché non ti piace come tipo? No. Perché non mi piace come uomo. Che tipo di uomo ti piace? Sincero, leale. Esteticamente? Ma il fisico non ha importanza. Veramente? Basta che sia bello. un applauso, basta che sia bello. Aidan, favore. Le stesse domande praticamente. Un sogno erotico, un sogno particolare, un sogno che non hai mai confessato, che tu nelle tue canzoni velatamente esponi, però non lo fai capire proprio, però col tuo feeling lo comunichi, capisci? Certo. Lo capirei molto meglio di me. Allora, un sogno erotico. Aspetta che ti passo un microfono. Un sogno erotico con Richard Gere. No. Con Richard Gere? Come mai Richard Gere? Bell'uomo. Ti piace Richard Gere? Sì.
E cosa ti piacerebbe fare con il Cergir? Tu. L'angolo per i più piccini. Per la serie Coccodè, la gallina qualunque e il cassonetto Gerardo, trasmetteremo a diffusione regionale la sigla del cartone. Sono più bella e più ruspante, innamorata sono io di Gerardo. Mio mio cazzo cazzo letto letto, Gerardo sei mio amore. La notte sul balcone nel mio pollaio sogno sempre il mio amore, la mia mamma mi dà il dolore, non accetta il mio Gerardo. Cassonetto è pulito ed è gentile, lo preferisco a Cino, il gallo e dal pesce campanile. Martedì la gallinella per il mondo se ne andrà e vagando bella bella cercherà sempre suo papà. Senza Gerardo si butta nella discarica cassonetto ye ye, cassonetto ye ye. Balcone, basta. Hai ricevuto delle proposte, delle cose? Quando tu ti esibisci nelle discoteche, io so che tu giri tante discoteche, fai delle serate così, no? Ricevi delle proposte, ci sono dei maschi, insomma, che si danno da fare. Quando scendi dal palco ti dicono qualche cosa? No? No. Non hai un ammiratore di quel tipo? Ho un ammiratore d'altro tipo, ma non di quello. È molto diplomatica. Cosa ne pensi dell'amore, Nadia? Quando si può fare, si fa. Meglio adesso che quando si è vecchi. Meglio adesso che quando si è vecchi. È interessante. Senti, parlaci un po' delle tue canzoni, dei testi, come mai fai queste cose, di che cosa si tratta, insomma, qual è il tuo discorso, se ce n'è uno. Ma non saprei, le canzoni mi piacciono tutte, la musica anche, non saprei dire. Non sapresti dire, cioè tu non hai uno schema musicale fisso? No. Ti piace un po' tutto? Tutto. Però io ascoltando le tue canzoni sento una vena, direi, pastorale nelle tue canzoni. Pastorale in che senso? La chiesa? No, assolutamente. Cioè, no, una cosa abbastanza idilliaca, verde, campagna, e comunque questa componente, l'amore c'è sempre in queste tue canzoni, il filone principale, no? Però vedo anche un po' di sesso malcelato, è vero?